Eccoci, ci siamo. Oggi andremo a vedere i criteri di valutazione degli investimenti. Quindi devo andare a valutare un investimento, il valore di un investimento, come faccio, quale criterio posso usare. Oggi andremo a vedere il criterio del VAN, valore attuale netto, che in inglese viene NPV, Net Present Value. Andremo a vedere il secondo metodo, che è il TIR, tasso interno di rendimento, o in inglese IRR, cioè Internal Rate of Return. Terzo, andremo a vedere il cosiddetto payback period. Quarto, profitability index. E poi, per concludere, l'ultima parte del corso sarà: ma quale metodo devo utilizzare? Andremo a vedere, in base alla situazione che abbiamo davanti, quale metodo è meglio utilizzare. Quindi, detto questo, andiamo subito a vedere il VAN, che poi fondamentalmente è più importante, ok? Con le nostre slide e, ovviamente, come sempre, con il nostro Excel. Ok, quindi criteri di valutazione. Oggi andremo a vedere il VAN, il TIR, payback period e poi il profitability index. Il primo che andremo a vedere allora è il VAN, valore attuale netto, in inglese NPV, Net Present Value. Quindi l'idea è molto semplice: fare il valore attuale fino a T uguale 0 o comunque al tempo corrente di tutti i flussi al giusto tasso di interesse R, che sarà il nostro tasso di sconto, e sommarli, compreso ovviamente l'investimento iniziale. Cioè, cosa vuol dire? Il primo obiettivo del manager, fondamentalmente, è quello di andare a aumentare il valore per gli shareholders, quindi per gli azionisti. Come fa a aumentare il valore per gli azionisti? Ovvio, quando distribuisce dividendi, perché è un flusso, oppure il manager, andando ad aumentare il valore dell'azienda, aumenta anche il valore della singola azione, perché se ti ricordi l'azione è una fetta della torta. Quindi aumenta il valore dell'azienda, aumenta il valore dell'azione, l'azionista è più ricco e più felice, ok? Ora, come fa il manager a aumentare il valore dell'azienda? Deve far entrare all'interno della propria azienda degli investimenti che portano valore. Cioè, questo investimento, tolto l'investimento iniziale che serve per partecipare all'investimento, quanto vale? Perché se questo è il mio investimento, ok, ha un valore attuale netto, un VAN, ok, di, non so, 150.000, nel momento in cui io lo porto all'interno della mia azienda, la mia azienda ha un valore più alto rispetto a prima di 150.000. La sto molto semplificando, anche okay, per rendere l'idea, non è proprio così nella realtà, però è per rendere l'idea ed è più facile almeno da capire. Ciao, scusa l'interruzione, ma se il video ti sta aiutando ti invito a mettere mi piace e a schiacciare la campanella, così sarai sempre aggiornato quando escono dei nuovi video. Vado via, buona continuazione, ciao! E come faccio io a calcolare il valore attuale netto di questo investimento? Questo investimento probabilmente mi porterà tutta una serie di flussi negli anni, tipo faccio un investimento per 5 anni, l'obiettivo è che questo investimento mi porti dei flussi continui per questi 5 anni. Quindi io che cosa devo fare? Devo andare a attualizzare tutti i flussi che questo investimento mi porta nei prossimi 5 anni, portarli tutti alla data odierna, che è la data di oggi, che sarebbe in T0, ok? E io ho attualizzato tutti i flussi positivi. A questo punto io tolgo l'investimento iniziale, ok? Perché questi sono tutti i flussi in entrata, ma io per partecipare devo investire, quindi attualizzo i flussi positivi, tolgo l'investimento iniziale che devo fare per partecipare e il valore che rimane è il valore netto, valore attuale netto, del mio investimento. Quindi, per fare un esempio, poi vediamo la regola. Questo è l'esempio che noi avevamo fatto nell'introduzione, probabilmente te lo ricordi. Avevamo messo un costo opportunità del 3%, che è il nostro R, cioè è il tasso di sconto che noi andiamo a utilizzare per scontare i flussi, e avevamo questo tipo di investimento, cioè noi avevamo all'anno 1 un flusso di 80, all'anno 2 un flusso di 80, all'anno 3 un flusso di 80 e poi all'anno 0 un flusso negativo di 50, che era diciamo quanto dovevamo pagare per partecipare all'investimento. Quindi il VAN è la sommatoria dei flussi. Flussi T vuol dire i flussi che vanno dall'anno 0 all'anno N, in questo caso dall'anno 0 all'anno 3, ok? Fratto 1 più R alla T. Quindi avremo meno 50, che non andiamo ad attualizzare perché è già in 0, sarebbe 1 più R alla 0 che viene 1, quindi praticamente è come se fosse meno 50 fratto 1, possiamo lasciare anche meno 50, che è l'investimento iniziale.
Quindi meno 50 è già in 0, è già attualizzato, quindi non lo tocchiamo. Più 80 fratto 1 più R alla 1. Più 80 fratto 1 più 0,03, che è R, alla seconda. Più 80 fratto 1 più 0,03 alla terza. Ok? Quindi, nell'introduzione avevamo detto, vedremo come usare questo metodo. Adesso lo vediamo. Quindi, il nostro VAN, valore attuale netto, che è la sommatoria dei flussi scontati, sarà meno 50, 80 fratto 1,03 alla 1 fa 77,67, lui fa 75,40, lui fa 73,21. Quindi il nostro VAN è 176,29. E io qui ti ho scritto accetto l'investimento. Perché accetto l'investimento? Perché la scelta per accettare oppure no l'investimento dipende dal VAN. Cioè se il VAN è positivo vuol dire che il valore attuale netto, quindi tolto l'investimento iniziale pure, questo investimento, questo progetto porta valore, quindi io lo prendo all'interno della mia azienda. Perché se io attualizzo flussi e una volta attualizzato flussi tolgo anche l'investimento iniziale di cui c'è bisogno per partecipare, se il valore è positivo vuol dire che se io lo porto all'interno della mia azienda, il valore della mia azienda cresce. Ti ricordi quello che ti ho detto all'inizio? Quindi se il VAN è positivo, quel progetto porta valore e quindi io accetto l'investimento. Se il VAN fosse negativo, vuol dire che i flussi attualizzati non sono abbastanza per coprire l'investimento iniziale. Vuol dire che l'investimento iniziale è troppo. Quindi se ha un VAN negativo, vuol dire che quel progetto toglie valore e quindi io non accetto l'investimento. Ok, questa è soltanto la parte 1 del video. La parte 2 la faremo uscire tra qualche giorno. Se però nel momento in cui tu stai guardando questo video la parte 2 è già uscita, cliccaci, corri e vai a vedere anche la parte 2 del video. Se non fosse uscita, mi raccomando, clicca la campanella e iscriviti, così quando uscirà riceverai direttamente una notifica. A presto!